L'Italia ha istituito ogni anno la Giornata Nazionale della Biodiversità. È un termine, è un sostantivo che sentite spesso ripetere ultimamente nelle nostre programmazioni. La biodiversità, in questo caso di interesse agricolo e alimentare, capite che si va a centrare due tematiche fondamentali in questo momento particolare. L'obiettivo è non solo la salvaguardia, ma soprattutto la valorizzazione del patrimonio che abbiamo, che è unico per davvero. La perdita di biodiversità rappresenta una delle maggiori preoccupazioni della società in tutto il mondo, viste le crescenti sfide del cambiamento climatico, ma visto anche quello che sta producendo questa maledetta guerra in Ucraina. E poi il Covid, che cosa ha provocato? Di tutto questo parliamo tra poco con un ospite davvero eccezionale. Era da tempo che volevo portarlo nella nostra puntata e oggi ce l'ho fatta. Parliamo di Antonio Boschetti, che è direttore, ma voi tutti lo sapete perché l'abbiamo citato altre volte, dell'Informatore Agrario, che secondo me è veramente il più autorevole, oltre che diffuso, settimanale agricolo italiano. Lo incontriamo e intervistiamo dopo la sigla. Con piacere dunque invitiamo in trasmissione e ospitiamo il direttore dell'Informatore Agrario, che è il dottor Antonio Boschetti. D'ora in avanti ti chiamo Antonio e la facciamo così. Va bene, benvenuto Ah, Antonio. assolutamente sì, grazie, grazie mille dell'invito e grazie, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Che sono tanti e questi tanti è merito, caro Antonio, anche delle tematiche che stiamo affrontando con una bella sfida, come del resto stai facendo tu, sta facendo l'informatore agrario da una vita. Senti, non diamo niente per scontato e ti prego, come prima domanda, ti chiedo di spiegare al mondo che ci sta seguendo, al mondo web, che cosa significa biodiversità. Allora, biodiversità è una bella parola perché racchiude in sé tantissimi significati. Allora, il significato principale, quello diciamo più ordinario per cui è conosciuta, è l'insieme di specie vegetali e animali che popolano i nostri territori. E esiste poi una biodiversità agroalimentare che mi piace sempre ricordare e poi eventualmente approfondiremo o torneremo a parlare più approfonditamente di biodiversità in termini proprio più ambientali, ma la biodiversità agroalimentare è la ricchezza dell'Italia. Porto due numeri, tanto per far capire subito che si parla di ricchezza. Allora, noi, grazie soprattutto alle DOC e alle IGT, e quindi a vigneti autoctoni, a viti, a specie autoctone, abbiamo raggiunto quest'anno un export record di vino, e lo dico anche perché è in corso il Vinitaly, di 7,1 miliardi di euro. Questi 7,1 miliardi di euro sono una parte, una fetta importantissima dei 50 miliardi di euro che facciamo come paese sul fronte dell'export agroalimentare. I 50 miliardi sono un valore importante all'interno dell'export totale di tutto del nostro paese, quindi compresa anche l'industria, la moda e le tecnologie, eccetera. Ecco perché parlo di ricchezza, perché questo export si basa fondamentalmente sulle varietà autoctone tipiche quindi dell'Italia, per quanto riguarda le viti, per quanto riguarda l'olio d'oliva, per quanto riguarda la frutta, eccetera. E della capacità di trasformazione del nostro sistema agroalimentare. Pensiamo ai formaggi. Noi abbiamo due formaggi, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, invidiati in tutto il mondo, imitati in tutto il mondo, che derivano da una capacità casearia che abbiamo soltanto noi di trasformare il nostro latte, ancorché
il latte che viene destinato a queste produzioni sia un latte con caratteristiche qualitative un po' particolari, che non è il latte che si trova in giro ordinariamente in giro per il mondo. Hai già inquadrato uno dei temi, che è appunto quello della biodiversità agricola, che per l'agricoltura è un po' con la spina dorsale, ma io vorrei, se mi permetti, direttore, farti fare un passino indietro, perché in questo nostro programma, che è pubblicato quotidianamente, ormai i termini di biodiversità, di capitale naturale, di economia circolare, produzione e consumo sostenibile, la stessa finanza sostenibile, sono termini e temi che ormai sono entrati nel linguaggio, sono in qualche modo diventati comuni. Vorrei, Antonio, che tu ci spiegassi perché salvare la biodiversità oggi è fondamentale per la sostenibilità ambientale. Guarda, hai citato alcune parole che sono parole chiave del mondo agricolo. Biodiversità, economia circolare, sono pilastri sui quali la nostra agricoltura si è sempre sviluppata e poi forse negli ultimi 30-40 anni abbiamo perso un po' di vista questi valori, ma adesso stanno tornando prepotentemente nuovamente al centro dello sviluppo della nostra agricoltura. E vado a farti qualche esempio per contestualizzare, no, delle parole che altrimenti restano un po' vaghe. Parliamo ad esempio della biodiversità del suolo. No, sembra una roba non tutti, insomma, no, una roba strana, non tutti sanno che nel nostro terreno agrario, oltre che terreno, diciamo, dei boschi, forestali, eccetera, con connotazioni un po' diverse, ma nel terreno agrario esiste una microflora e una microfauna e una fauna cosiddetta tellurica, fatta di piccoli insetti. Allora, microflora e microfauna, stiamo parlando di batteri e di funghi. Mentre la fauna tellurica, diciamo, sono gli insetti. Allora, questo insieme di microflora, microfauna e fauna tellurica sono la ricchezza dei nostri suoli. Ci sono un sacco di studi prodotti proprio negli ultimi anni con l'accrescersi dell'attenzione all'ambiente e alla biodiversità, che dimostrano come suoli con una grande biodiversità di microflora, microfauna e fauna tellurica sono anche suoli particolarmente fertili, in grado di garantire una produttività alta, costante nel tempo, e in grado di garantire anche grande qualità. Nella fattispecie, uno studio dell'Università della Basilicata ha dimostrato come ci sia una fortissima correlazione tra le uve destinate a produrre vini di altissima qualità e la fertilità del suolo in termini di biodiversità di microflora e microfauna. Esiste addirittura una certificazione che alcune produzioni adesso stanno inseguendo, appunto certifica la biodiversità, l'elevato valore della biodiversità del suolo. In alcuni mercati nord europei, quei prodotti ortofrutticoli certificati con la certificazione sulla biodiversità del suolo, sono più preferiti dai consumatori di alcuni mercati del nord Europa. Quindi i nostri agricoltori stanno ponendo una grandissima attenzione proprio alla biodiversità del suolo. Perfetto. E a questo punto, allora, cosa si può fare per promuovere la coesistenza vera, reale, tra agricoltura, che sia a residuo zero o che sia di qualche altro tipo, tra il produrre e l'ambiente? Perché c'è sempre questa dicotomia. Oggi se ne parla in modo particolare, ma cosa fare per promuovere questa coesistenza? Guarda, anche qua ti faccio un esempio. Allora, una piccola premessa. L'unico elemento in grado di coniugare la sostenibilità ambientale e la produttività, che tendenzialmente, come dicevi tu, sono dicotomiche, l'unico elemento che invece può unificarle e promuovere entrambe è l'innovazione tecnologica. Soltanto con l'innovazione tecnologica, sia in termini proprio di tecniche di coltivazione, macchinari utilizzati per la coltivazione, prodotti
agrofarmaci, una parola che fa paura, ma che in realtà sta diventando sempre più sostenibile. Il comparto di agrofarmaci sta diventando sempre più sostenibile e c'è tantissimo studio, tantissima tecnologia dietro. Oggi noi disponiamo di prodotti per difendere le colture, cioè di agrofarmaci, che sono molto più sostenibili di quelli di 30, 40, 50 anni fa. L'altro elemento è la conoscenza dell'agricoltore. Noi abbiamo bisogno di agricoltori che sempre più competenti, perché solo con la competenza riescono e c'è la possibilità di utilizzare i mezzi tecnici in maniera razionale, intelligente e quindi sostenibile. Allora, la conoscenza anche dalla parte dei consumatori, perché secondo me bisogna uscire un pochino dallo stereotipo che quello che si faceva una volta non faceva male. Il rame, no, per dire, il famoso, adesso lo dico con un termine dialettale veneto, non so, il verde rame, no, questa sostanza chimica che da sempre viene utilizzata in viticoltura e che molti pensano che sia, appunto, siccome è un prodotto antico, eccetera, è un prodotto che non fa male. Sbagliato. Il rame è un cosiddetto candidato alla sostituzione, cioè l'Unione Europea sta cercando delle alternative ai prodotti rameici, perché sono altamente inquinanti, altamente tossici. Quindi la conoscenza degli agricoltori da un lato e l'approfondimento da parte dei consumatori dall'altro. Non è detto che un prodotto chimico di ultima generazione sia più dannoso dei prodotti storici che si utilizzavano una volta. Anzi, spesso è esattamente vero il contrario. Ecco che sei passato, Antonio, dall'agricoltura all'alimentazione, che è l'altro baluastro di questa giornata. Allora, la biodiversità è fondamentale per la salvaguardia della sicurezza alimentare. Parliamo di una sicurezza alimentare globale, perché ormai si parla in questi termini. Ma per produrre cibo senza danneggiare il nostro ambiente e quindi anche la nostra alimentazione, chi oggi ha le competenze? Chi oggi, oso dirti e chiederti, anche non solo la competenza, ma avrebbe anche il dovere di intervenire con delle politiche adeguate? E sappiamo bene che poi dipende da ognuno di noi, dal nostro comportamento. Ma al di là di questo, chi è che per ruolo dovrebbe intervenire? Ma guarda, l'agricoltura è forse l'unica materia che veramente è diventata europea, nel senso che esiste una politica agricola europea, ed è, ripeto, non si sente mai parlare di politica industriale europea, di politica energetica europea, se non adesso a causa, no, dell'allarme, del problema che è scatenato dalla guerra tra la Russia e l'Ucraina. Ma l'agricoltura invece è da decenni che esiste una politica agricola europea. Oggi l'Europa sta normando gli agricoltori proprio in quest'ottica della sostenibilità ambientale. Io direi che quando tu dici chi, ecco, è l'Europa, è Bruxelles, cioè è il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Consiglio europeo, ma lo stanno già facendo, perché anche per tornare per dirti in termini di agrofarmaci, noi avevamo 1600, per adesso forse sbaglierò di qualche centinaio, ma avevamo circa 1600 prodotti utilizzabili in agricoltura. Oggi sono 400, 500, cioè più di 1000 sono stati messi fuori commercio, perché secondo gli stretti parametri di valutazione della Commissione europea potevano essere dannosi per l'uomo o per l'ambiente. Ecco, quindi il soggetto è l'Unione Europea, con il Ministero e poi le regioni. E cosa devono fare gli agricoltori? Gli agricoltori, per coniugare produttività e ambiente, quindi autosufficienza alimentare, devono investire in tecnologie. Mi riferisco, non so, all'agricoltura di precisione, che ci consente oggi di distribuire i concimi in funzione del reale fabbisogno di quel metro quadrato di suolo. Abbiamo una grande variabilità nei suoli, quindi magari abbiamo un appezzamento con una grande dotazione di nutrienti per le piante e un appezzamento con scarsa dotazione. Noi oggi con la tecnologia, con le attrezzature, siamo in grado di distribuire meno concime
dove c'è una buona dotazione e di più dove c'è poca dotazione. Così garantiamo che quello che distribuiamo viene completamente assorbito dalle piante e non percola nella falda freatica. Abbiamo macchine per la distribuzione degli agrofarmaci che sono in grado di vedere la vegetazione, o meglio, sono in grado di vedere se c'è vegetazione e lo spessore della parete vegetativa e distribuiscono la quantità di prodotto in base a questi parametri. Ancora una volta, risparmiamo un sacco di prodotto e quindi rendiamo la nostra agricoltura più sostenibile. E poi l'agricoltura è l'economia circolare da sempre. Cioè, vuol dire, chi interpreta da sempre i concetti dell'economia circolare? L'agricoltura, perché le deiezioni degli animali vanno nei campi per concimare i campi, per produrre il foraggio che poi alimenta gli animali. Quindi no, quella dell'economia circolare è un'altra frontiera importante che però è connaturata all'agricoltura. E oggi una delle declinazioni dell'economia circolare in agricoltura è quella della produzione di energia rinnovabile attraverso biogas e biometano. E quindi ecco che il cerchio si chiude. Senti, direttore, ti pongo l'ultima domanda. In estate si terrà la COP15, questo negoziato importantissimo, dicono sia il più importante dell'ultima decade sul tema proprio della biodiversità. Sembra in arrivo, diciamo sempre il sembra, perché di questi tempi non si sa mai, sembra siano in arrivo nuove risorse economiche, nuovi obiettivi che interesseranno direttamente anche la cooperazione europea e internazionale. Cosa augurarci? Secondo me dobbiamo augurarci che vengano fissati obiettivi sempre più stringenti in termini di emissioni di CO2 e, diciamo così, di gas clima alteranti in generale. E perché dico questo? Perché più saranno alti questi obiettivi, più sarà importante il ruolo della nuova agricoltura, dell'agricoltura moderna, dell'agricoltura tecnologica, e più saranno le opportunità per la nostra agricoltura italiana, che è una delle più sostenibili in Europa, e vi ricordo che l'agricoltura europea è quella più sostenibile in assoluto al mondo. Più saranno, dicevo, le opportunità per la nostra agricoltura, per i nostri agricoltori, di farsi notare a livello mondiale per appunto pratiche sostenibili, e anche più saranno le opportunità di valorizzazione dei prodotti ottenuti con processi sostenibili e di integrare il reddito con le misure che verranno integrate, ad esempio appunto in termini di emissioni di CO2 o di capacità di ritenere la CO2. Se noi riuscissimo ad aumentare dello 0,5% la dotazione di sostanza organica dei suoli, di tutti i suoli coltivati in Italia, noi raggiungeremmo, per dire, già gli obiettivi che l'Unione Europea ha fissato da qui al 2050. Quindi ecco, l'agricoltura può avere un ruolo chiave, e io credo che la prossima COP sancirà questo ruolo dell'agricoltura per la sostenibilità del pianeta. Lo speriamo tutti. Io ringrazio Antonio Boschetti, direttore dell'Informatore Agrario. Spero, caro direttore, di averti ancora ospite in queste nostre pubblicazioni. Sarà sempre un piacere. Volentieri, grazie mille a voi. A presto, Antonio. E grazie a voi soprattutto che ci seguite in modo così responsabile e fedele, che ci dà angoscia pensare che domani dobbiamo superare l'oggi. Ma domani, immancabilmente, noi ci rivediamo.